Da un anfratto ormai inesplorato da anni di casa mia è saltato fuori questa raccoltona di El Gringo, che reca in copertina la copertina del numero 1 per un pugno di odio, disegnata dal grande Luigi Corteggi, ma di fatto raccoglie tre storie, la 10, 11 e 12, della ristampa che più o meno 10 anni dopo, nel 77, fece l'editoriale Corno. Le storie sono intitolate Bagliori di sangue, la morte di casa e poi Vengo per morire, che forse è la copertina migliore di tutte, che ricorda nella trama un pochettino, ma solo un pochettino, il bellissimo film di Don Siegel, Il pistolero. Ora, il Gringo nasce, come dicevamo, nel 65, l'anno dopo l'uscita di Per un pugno di dollari di Leone, e testimonia l'abilità di Max Bunker di, diciamo, battere il ferro caldo delle mode culturali del momento. L'esplosione dello spaghetti western gli ispira questo personaggio dal nome così anche un po' ridicolo, se vogliamo, perché è un americano che agisce appunto negli Stati Uniti, si fa chiamare El Gringo, quindi alla messicana, dai suoi connazionali, semplicemente per un'assonanza con Ringo, forse, il personaggio interpretato negli stessi anni da Giuliano Gemma. Nel, diciamo, adattare il western ai suoi interessi, naturalmente Max Bunker spinge il pedale della violenza all'interno di trame così un pochino buttate via. Per esempio, un personaggio trova la sua donna con un altro uomo. Ecco qua che lei si diverte, e giustizia senza pietà, l'uomo sparandogli in faccia, e anche la sorte destinata alla moglie non è meno brutale, le spara in faccia così. Questo era il metodo Bunker, che anche quando non è accompagnato da Magnus ma da Paolo Piffarerio, non è da meno. Ora, Paolo Piffarerio, secondo me, è un grande disegnatore, è stato il primo disegnatore a raccogliere l'eredità di Magnus su Alan Ford, replicandone il tratto, in qualche modo imitandolo. Però vedete bene che Piffarerio, che con Bunker ha già realizzato un altro western, Maschera Nera, molto più edulcorato nei toni e che richiamava forse Lone Ranger, e vedete che ha uno stile molto personale, che a mio avviso in El Gringo forse non viene fuori in tutto il suo splendore. Ecco qua un'altra guepierre, perché El Gringo è un seduttore, l'aspetto erotico è sempre molto, molto forte in Max Bunker. Però se vediamo per esempio i dialoghi, no, tra personaggi interni, anche un po' per far prima, Piffarerio elimina di fatto gli sfondi, che si riducono a pochi dettagli, meramente con, diciamo, con dei compiti meramente informativi. E come anche nel sodalizio Bunker e Magnus, anche Piffarerio fa uso di questi chiaroscuri molto arbitrari, senza che ci siano lame di luce a renderli, a, diciamo, dargli senso, no? Ma semplicemente per così fare più in fretta nella lavorazione degli albi, che immagino dovesse essere stringente. La storia migliore è questo Vengo per morire, dove un uomo gli viene praticamente detto che è rimasto poco da vivere. Lui torna nel suo vecchio paese per rivivere un po' la sua giovinezza. Nel frattempo ha lasciato i suoi affari e ha regalato un ranch proprio a El Gringo, che gli faceva da guardia del popolo, da guardia del corpo. Questo era un uomo d'affari. Lui torna nel suo paese e lo trova dominato da un criminale senza scrupoli. A questo punto chiama il Gringo per fare strame e fare giustizia di questi criminali. Ancora ordinarie scene di seduzione. Qui addirittura è una minorenne che non differisce molto nei disegni dalle maggiorenni precedentemente viste. Comunque è una minorenne che tenta di sedurre il Gringo, addirittura su consiglio del padre, che poi lo vuole ricattare. A dire che, come spesso succede,
è l'avidità a dominare questa umanità terribile che Max Bunker ci è solito raccontarci. Gli snodi narrativi sono elementari, poco giustificati, devo dire, però io trovo comunque molto bello il disegno studiatamente trasandato di Paolo Piffarerio, che ci dà un West così molto molto forse molto aderente alla realtà, un West molto sporco, molto così fatto di abiti sbrindellati. Bella questa sparatoria dove il gringo uccide alcune persone che gli tendono un agguato, e c'è questo particolare della pistola che spara ancora dentro la fondina, non ha fatto in tempo a estrarla il nemico, che dà una certa, secondo me, un certo movimento, una certa tridimensionalità alla scena. Ed è bellissimo anche, secondo me, il finale, perché c'è un personaggio, si chiama Helen, che è stata seviziata e stuprata per tutto il tempo da questo criminale che aveva in mano la cittadina. Quando il gringo riesce a fomentare l'odio popolare e quindi permettere ai cittadini di ribellarsi ai criminali, una volta che catturano il capo, si fa avanti questa donna, Helen, che esprime poche parole di condanna, invita il criminale a guardarle le gambe per l'ultima volta, e poi lo uccide senza pietà, con questo particolare anche abbastanza originale, se vogliamo, degli spari che probabilmente hanno già colpito l'addome, l'uomo lo fanno cadere, e l'ultimo colpisce la sua testa pelata, con un effetto così splatter molto contenuto, che probabilmente se fosse stato disegnato ai giorni nostri sarebbe stato più eccessivo. E il gringo commenta: però che giustiziera. Così, un reperto dei tempi andati. Come sempre, cioè Bunker costruisce questi personaggi prendendoli, ispirandosi a mode del momento. Il gringo sicuramente viene dallo spaghetti western, un decennio più tardi, quando crea Daniel e si rifà all'ispettore Callaghan e ai tanti giustizieri più o meno dotati di distintivo che il cinema proponeva. Cliff guarda sicuramente a certe figure di supereroi americani, Hulk in particolare, e si potrebbe andare avanti a lungo. Una particolarità è che, caso più unico che raro, credo, nella vastissima produzione di Max Bunker, lui firma i soggetti di tutte le storie, ma le sceneggiature le affida allo stesso Paolo Piffarerio, che quindi, oltre che autore dei disegni, è anche sceneggiatore delle storie. Tanto vi dovevo, vi auguro una buona giornata.